Buongiorno, 19 giugno, sempre su Svegliati Avvocatura, ore 8:15, un breve jingle e siamo subito con voi. Scarica la nostra app, Uslow Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala, che saluto. Saluto tutti voi e anche il mio collega di banco oggi, Fabrizio Carbone. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutte le amiche e gli amici che ascoltano questa puntata di Svegliati Avvocatura e un saluto carissimo e un ringraziamento sempre alla nostra preziosa Ornella Sala. Bene Fabrizio, oggi parliamo un po' della DAD, cioè la famosa didattica a distanza, sì. Di cutarne la privacy perché è fondamentale e abbiamo dei consigli del collega Bellisario. Poi parliamo di un aspetto importante per molte aziende, con Arianna Ciracò parliamo di come aprire un negozio online e quindi dell'e-commerce e infine parleremo con Cinzia Petrucci dei cancellieri e del loro respingono le accuse che li vorrebbero non aver lavorato durante il lockdown. E a te per la prima intervista. Sì Angelo, hai un po' raccontato quello che ci aspetta oggi, appunto la prima intervista è con il collega, con l'avvocato Ernesto Bellisario dello studio legale Ex Lex, che ci parlerà appunto della didattica a distanza e di come in futuro va implementata con un'attenzione particolare alla privacy. Qualche consiglio, quindi tempo e spazio per il contributo. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno al collega Ernesto Bellisario. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora Ernesto, durante questo periodo ovviamente necessitato dal Covid, la scuola ha subito una trasformazione, se non radicale, ma quasi, nel senso che si è affidata alla didattica a distanza. Se dal punto di vista, voglio dire, della soluzione relativa al rapporto studenti-professori c'è stata una soluzione, secondo me, ma anche vedo secondo te, la questione non è stata completamente risolta sotto il profilo e della sicurezza informatica e del rispetto della privacy. Quali sono le problematiche emerse e cosa bisogna fare visto che a settembre potrebbe emergere di nuovo questa esigenza? Partiamo da un presupposto. Io credo che l'Italia sia arrivata complessivamente poco preparata a questo switch off. Quindi pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti, con alcune lodevolissime eccezioni, si sono trovate catapultate verso un orizzonte a cui probabilmente nonostante tutti gli avvisi degli ultimi anni, no, su quanto fosse necessario e indispensabile ragionare in termini di digitalizzazione, in termini di riorganizzazione, di selezione dei fornitori, anche per rispettare le nuove norme, perché il GDPR, lo sappiamo, è vigente da 4 anni e pienamente operativo da 2, però la sensazione è che i conti con la digitalizzazione siano stati colpevolmente rimandati, perché c'era sempre qualcosa di più importante. Sì, quando è arrivato il Covid, ovviamente la digitalizzazione è stata l'unica alternativa per poter proseguire le nostre attività tutte e ci siamo industriati. Devo dire, gli italiani sono un popolo che si sa adattare molto, molto bene alle situazioni di difficoltà, dà il meglio anzi, dicono molti, proprio nelle situazioni di difficoltà. Ovviamente questo non deve farci perdere di vista che alcune cose nell'ordinario devono essere fatte meglio in modo più strutturato. La stessa cosa vale per la scuola, tra l'altro con una serie di complessità, conoscendo il mondo della scuola per lavorarci, la scuola tra le pubbliche amministrazioni italiane è un tipo di amministrazione meno dotato di risorse innanzitutto e quindi di strumenti tecnologici e anche di competenze. Penso ad esempio ad alcuni istituti scolastici, soprattutto quelli
della scuola dell'infanzia in cui il tecnico informatico non esiste. Il professore di educazione fisica in una scuola che conosco io è il DPO. Esatto. Come dire, sono amministrazioni che si reggono e hanno tenuto botta, come si dice, grazie Certo. all'attività Eh volontaria sì. e volontaristica di alcuni docenti che sicuramente dobbiamo ringraziare, Certo. però è evidente che non possiamo aspettarci da quei soggetti un approccio strutturato ai temi della sicurezza e della privacy, che sono temi sempre più complessi. E quindi partiamo da qui. Le scuole si sono trovate catapultate anche verso non soltanto sull'amministrazione digitale complessiva, protocollo, quindi per tutta la parte amministrativa, ma per la parte di formazione a distanza. E quindi hanno dovuto in qualche modo improvvisare Certo. strumenti, quelle, le scuole che non fossero già Dotate. preparate, strumenti, scelta dei fornitori, modalità di ingaggio con i propri utenti. Tra l'altro, e questo è un tema molto delicato perché naturalmente sappiamo tutti che con riferimento alla didattica a distanza si trattano dati, che siano video, che siano elaborati di minori e quindi con Infatti. tutta la problematicità di questo tipo di interazione. Ovviamente in corsa anche il Ministero ha dato delle indicazioni sicuramente preziose. Il primo profilo, quindi a mio avviso, da tenere in conto per una scuola che voglia oggi guardare al futuro con maggiore sistematicità dal punto di vista della sicurezza informatica, è innanzitutto fare un'analisi dei fabbisogni, di cosa ho bisogno, anche sulla base delle esigenze didattiche, del tipo di esigenze che i miei docenti mi manifestano, scegliendo le soluzioni informatiche sulla base dei fabbisogni. E a quel punto, prima cosa, fare una scelta del fornitore che sia una scelta basata non soltanto sul criterio del prezzo più basso. Di solito quando una scuola che non ha particolari Lo so. disponibilità economiche Eh sì. è un'amministrazione sceglie un fornitore, di solito ovviamente Al guarda due ribasso. criteri. Esatto, guarda due criteri, fa quello che mi serve e quanto costa. E a quel punto scelgo il prezzo più basso. Ovviamente noi sappiamo che per la normativa europea sulla protezione dei dati personali, il GDPR, sensi dell'articolo 28, quando io scelgo un fornitore di servizi, in particolar modo un fornitore cloud, in questo caso perché Certo. la grandissima parte di queste piattaforme sono evidentemente in cloud, devo fare attenzione alle garanzie che mi dà in termini di sicurezza. Quindi cominciare ad aggiungere un elemento che per alcuni è un elemento di complessità legato alle caratteristiche in termini di sicurezza. Quali sono le garanzie? Certo, perché stiamo parlando sempre della contability e quindi della necessità che il titolare ne risponda indipendentemente dal fornitore, no? Quindi questo è chiaro. Sì, il titolare risponde della scelta del fornitore, no? Quella che Appunto. una volta noi ci saremmo detti da avvocati, la colpa è ineligendo. Cioè, Esatto. abbiamo scelto un fornitore adeguato a trattare questi dati. Quindi. E tra l'altro deve essere fatto dalla scuola, come tu sai, probabilmente all'inizio in alcuni istituti, vista l'inerzia della scuola, i docenti si sono arrabattati da soli utilizzando delle Sì, piattaforme infatti. personali. Sì. Poi dopo magari si sono affidati a Zoom anziché a Google Suite. Cioè io ho visto perché ho seguito anche tramite mio figlio le lezioni a distanza. Molti insegnanti ho visto che sono stati attenti alla privacy e hanno detto noi non registriamo nulla. Ma tutto questo però nell'ottica di settembre può essere un problema. Allora, se possiamo indicare quei pochissimi punti attraverso la scuola nei quali la DAD deve realizzarsi sotto il profilo della sicurezza, bene, no? Direi tre punti. Primo, Vai. scelta del fornitore. Scegliamo Esatto. fornitori che ci diano delle garanzie. Il mio ora ha dato delle indicazioni. In generale, se scegliamo dei fornitori di piattaforme cloud, dobbiamo sapere che le pubbliche amministrazioni sono delle amministrazioni e come ogni amministrazione a partire dal 2019 possono acquistare servizi cloud solo se sono presenti all'interno del catalogo disponibile su cloud.italia.it, che è un elenco di soluzioni cloud che è tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale e quindi i soggetti presenti Certo. all'interno di quel catalogo hanno già dimostrato il possesso di una serie di requisiti. Il secondo tipo di
suggerimento che naturalmente dobbiamo dare è quello legato alle modalità di utilizzo di questi strumenti. Molto importante ragionare sulla gestione delle credenziali, ovviamente, credenziali personali con un'adeguata sicurezza, impostare correttamente l'utilizzo di questi dei propri permessi, fare attenzione a tutti quelli che possono essere i data breach. Ad esempio, in un istituto scolastico un docente ha caricato erroneamente una nota relativa ai problemi dell'apprendimento di un alunno disabile nella parte di registro pubblico per tutti gli altri genitori e quindi ovviamente ha esposto per probabilmente un errore dovuto alla poca formazione sull'utilizzo dello strumento, ha esposto questi dati a tutti gli altri genitori, mentre dovevano essere visualizzati solo dai genitori di quel particolare alunno. E quindi il secondo suggerimento è attenzione alle modalità, modalità sicure passano per la formazione, non ci si improvvisa. Professionisti, amministrazioni, imprenditori digitali. C'è anche della formazione del personale, formazione che può essere sicuramente semplice, ma che proprio nell'ottica dell'accountability che tu dicevi è fondamentale per poter evitare che ci siano anche questi errori, se vuoi, in buona fede. Tra l'altro è molto importante, per esempio in quel caso ci si è resi conto dell'errore nel caricamento del documento perché il dirigente scolastico aveva una sua procedura di controllo, verificava tutte le informazioni, ovviamente significa avere comunque un briciolo di procedure di organizzazione tesa a fare un monitoraggio dell'attività dei docenti e di tutti i soggetti addetti. Il terzo suggerimento che possiamo dare, quindi scelta del fornitore, definizione delle modalità di utilizzo, tra l'altro aggiungo sulle modalità di utilizzo attenzione ovviamente alla registrazione che non è necessaria, attenzione anche alle modalità conduzione anche di interrogazioni o altro, addirittura mi era stato segnalato in un incontro che c'erano alcune scuole in cui per evitare che i ragazzi avessero dei suggerimenti o avessero degli indebiti aiuti durante le interrogazioni, questi ragazzi venivano fatti bendare e quindi di fatto questa interrogazione in violazione di ogni diritto umano, insomma, assomiglia più a Guantanamo che a un'interrogazione, un alunno bendato davanti ad una telecamera che risponde a delle domande, evidentemente no, modalità che siano rispettose dei diritti, delle libertà e della dignità dell'alunno e che facciano attenzione alla sicurezza. La terza, ovviamente, raccomandazione è quella legata alle informative, cioè come ha chiarito anche il garante per la protezione dei dati personali, se le attività didattiche sono ricomprese all'interno, a distanza, sono ricomprese all'interno dell'offerta formativa dell'istituto e quindi se nell'informativa che a inizio anno viene resa ai genitori non c'è bisogno di nessuna ulteriore integrazione. Quindi da questo punto di vista il suggerimento è, visto che ci prepariamo per l'anno scolastico che sta per arrivare e si spera che la didattica a distanza alternata a quella in presenza o in aggiunta a quella in presenza comunque possa dare ancora un contributo, il suggerimento è quello di prevedere una revisione delle proprie informative integrandola se queste non fossero sufficienti. E consapevolezza critica di tutto l'apparato tecnologico e di formazione, no? Questa voglio dire... Assolutamente, una organizzazione privacy, finalmente forse ci siamo resi conto che la privacy non era un adempimento, la privacy non era fare la nomina o nominare un DPO soltanto, ma fare sostanzialmente protezione dei dati personali. Organizzazione. Bene, Ernesto, grazie della piacevole chiacchierata e una buona giornata a te. Grazie a voi, grazie a te. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso ascoltiamo Cinzia Petrucci, intervistata da Pierluigi Serra, vicepresidente dell'Associazione Dipendenti Giudiziari. I cancellieri al lavoro, nonostante il lockdown, non hanno alcuna responsabilità per le disfunzioni della giustizia. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. Webradiouslo.it.
Buongiorno, benvenuta nella Radio dell'Avvocatura a Cinzia Petrucci, vicepresidente dell'AGI, Associazione Dipendenti Giudiziari Italiani. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno avvocato, buongiorno a chi ci ascolta e grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato. Io l'ho invitata perché la sua associazione, che non è un sindacato, chiariamolo, ha nei giorni scorsi pubblicato due note, una delle quali molto cliccata dagli avvocati e dai cancellieri, rivolta al ministro, cui si chiede la fine degli attacchi e che non sono i cancellieri il problema della giustizia. Le chiedo innanzitutto di spiegarci il significato, il senso della vostra nota, cosa volete chiedere? Allora, mi perdoni avvocato, devo farle una piccola precisazione, perché l'ADGI in realtà è un sindacato, non si è scelto per propria scelta candidato nelle RSU, ma è iscritto come associazione regolarmente registrata e anche l'accredito come sindacato. Questo solo per precisazione, non per altro. Certo. Allora, la nostra nota scaturisce dal comunicato del ministro Bonafede, in cui aveva reso edotti noi, perché non ne sapevamo nulla, degli incontri avuti con le rappresentanze dell'avvocatura, con una interlocuzione fatta con l'ANN, che aveva portato ad una decisione di modificare quello che erano i termini inizialmente previsti per la riapertura ordinaria dell'attività giudiziaria. La cosa non ci è stata gradita, ma non per la scelta, perché chiaramente è esclusiva pertinenza del ministro decidere, per il fatto che da qualche settimana, e lei lo sa, c'era in corso sui social uno scontro piuttosto acceso, con toni anche, diciamo, non consoni ai ruoli sia del personale che dei componenti, diciamo, esponenti dell'avvocatura, e questo messaggio che è stato dato dal Ministero senza aver minimamente consultato la sua base, quella che è poi la componente che gestisce in loco tutta l'attività giudiziaria, non ci è sembrata rispettosa. Tutto qua. Poi chiaramente c'erano in corso richieste ufficiali da parte dei consigli degli ordini locali, c'era su Napoli uno scontro piuttosto acceso, non c'è bisogno che, insomma, glielo ricordo io, quindi si stava veramente raggiungendo... Voi stigmatizzate nella vostra nota la richiesta dell'Ordine degli Avvocati di Napoli sui dati del lavoro reso dai dipendenti, perché questo vi scandalizza? In fondo comunque siete dipendenti pubblici e rientra anche tra le prerogative del Consiglio dell'Ordine vigilare sull'amministrazione della giustizia. Questa è l'interpretazione che è stata data dall'avvocatura. Io come associazione, come rappresentante dell'associazione, la contesto per un motivo. L'avvocatura è strutturata a livello distrettuale, territoriale e rappresentativa all'interno dei consigli giudiziari, che sono gli organi istituzionalmente previsti alla funzionalità alla corretta applicazione e garanzia della funzione giurisdizionale. Il personale, mi permetto anche sommessamente di far presente che, pur essendo, come ho già detto, la terza componente di un sistema di giustizia che si basa sulla magistratura, sull'avvocatura e sul personale giudiziario, non gode di nessuna rappresentatività in nessuna sede istituzionale. Quindi in questo momento andare a chiedere ad un capo di un ufficio giudiziario conto del lavoro svolto dal personale che sta in smart working, che è un lavoro svolto su un progetto individuale redatto sulle linee guida della circolare della dottoressa Fabbrini, la capo dipartimento, del 19 di marzo. Quindi non è che si sta millantando un'attività che non c'è, che non esiste. Sì, gli avvocati percepiscono che l'attività è nettamente inferiore, cioè gli avvocati non riescono a ottenere appuntamenti, vedono i telefoni squillare, nessuno risponde, all'EPEC lo stesso, molto spesso nessuno risponde, oppure si ottiene un appuntamento dopo 20 giorni, un mese, quello lo vediamo. Avvocato, mi perdoni,
Sì, certo, io su questo non discuto, ci saranno dei casi che meritano pure di essere analizzati, ma chi parla sono quelli che dicono di non averli, tutti quelli che li ricevono non mi sembra che facciano un coro per dire signori non è vero, io sono stato ricevuto in tempi decorosi, ho avuto le risposte che cercavo, perché chi, le cose fatte bene passano sempre in silenzio. Certo, ma il Consiglio dell'Ordine riceve delle lamentele e si attiva per venire, per fare fronte a quelle lamentele. Peraltro, ma non ripetere, si attiva col personale, mi perdoni, si attiva col ministero. Però c'è una norma che lo prevede, è l'articolo 29, lettera T, cioè dice il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione nel circondario delle norme sull'ordinamento giudiziario. Nel circondario, mi perdoni avvocato, ma nel circondario è istituito il Consiglio giudiziario. Quindi su cui il Consiglio dell'Ordine non ha diritto di voto però. Ah, beh, allora mi perdoni, io quello che succede nel Consiglio giudiziario non lo so perché non ci sto dentro, quindi non venga a chiedere a me. Io so che l'avvocatura è giustamente rappresentata all'interno, il personale giudiziario no. Quindi voi ci siete, non avete voto, noi neanche ci siamo fuori dalla porta. Quindi vogliamo ridiscuterlo, facciamolo, ma non può contestarmi questo. No, non lo contesto, contestare c'è la competenza prevista dalla legge per chiedere conto anche ma eventualmente. Infatti, se il capo dell'ufficio risponde vuol dire che l'interpretazione che ha dato l'ABG era scorretta. Io ho dato un'interpretazione come la sta dando lei, nel senso l'avvocatura che inoltre la richiesta. Sì. Io non dico che non compete, per me non era legittima in quella forma, ma io lo dico, se invece lo fosse avrà la risposta che ha chiesto. Sì. Io ammetterò di aver interpretato in maniera sbagliata. Okay. Senta, cioè, non è un attacco all'avvocatura, ecco, è questo il discorso. Certo. Assolutamente. Un'altra domanda con riferimento poi allo smart working, sia voi sia anche il sindacato Funzione Pubblica ribadisce che lo smart working, il lavoro agile in questo momento è la modalità di lavoro ordinaria e citate il decreto legge del 17 marzo, però molti avvocati, molti interpreti hanno rilevato che c'è una nuova norma a far data dal 19 marzo, che è l'articolo 263, in cui si dice alle pubbliche amministrazioni di aumentare le aperture proprio per far fronte alla ripresa delle attività, venute meno poi le esigenze cautelari della pandemia. Cosa rilevate sul punto? Allora, sul punto le posso chiarire quella che è la realtà del lavoro giudiziario, perché queste sono norme che trovano la loro applicazione in tutta la sfera della funzione pubblica, giustamente. Allora, l'articolo 87 che dava per modalità ordinaria il lavoro agile nel pubblico impiego è stata anche poi formalmente chiarita e recepita dalla circolare della funzione pubblica. La modifica di cui lei sta parlando, l'articolo 263 credo del decreto rilancio, no? Credo che si riferisca a quella, sì. Parla di una rimodulazione. Allora, lo sa che il personale giudiziario ha avuto una presenza in sede non inferiore al 50%? Noi abbiamo chiesto dei dati, siamo in attesa di averli, io per il momento le dico quello che può essere il sentore di chi vive all'interno dell'ufficio, delle persone che ci sono dentro. 50% per ciascuno o come in numero? No, 50% di gente che gira qui dentro. Allora, se questo è un dato che noi speriamo venga smentito, perché vuol dire che sono stati tutelati, ma temo che insomma non sia facile smentirlo. Se noi abbiamo già di per sé, in base alla circolare della dottoressa Fabbrini del 19 marzo, in cui diceva organizzate il lavoro, garantite i servizi pubblici essenziali ed indifferibili, tenete le udienze con detenuti, aprite dei presidi per garantire il servizio all'avvocatura e alla cittadinanza, lei capisce che l'innovazione su di noi ha veramente un'incidenza minima. Noi possiamo anche rientrare del tutto, cioè noi non vogliamo stare in smart working in queste condizioni. A noi va benissimo pure che dicano che per noi è finito lo smart working, perché prevale l'esigenza di garantire il servizio in sede piuttosto che contemperare le necessità, diciamo, di tutela sanitaria rispetto a... Perché in questo momento l'ultima circolare che ha emanato la dottoressa
non è che si distanzi in maniera sostanziale da quella che aveva diramato, perché ci riporta sempre a il rispetto del distanziamento, il rispetto delle norme però, previste a quanto a livello ci sanitario. Risulta sono la dottoressa Fabbrini fa anche fronte alle richieste dei vostri sindacati, cioè sono i vostri sindacati che chiedono di non rientrare a lavoro per 6 giorni. Noi non lo so che cosa abbiano chiesto le sigle sindacali, perché onestamente non siamo in confronto, in competizione. Io le dico quella che è la nostra percezione come associazione, che raccoglie il sentiment degli associati, ovviamente, quindi non andiamo, anche perché chi è iscritto nella nostra associazione può anche legittimamente essere iscritto ad una sigla sindacale, non è incompatibile sì. La cosa. No, ma non quindi, parlo di questo. Se cioè, a me il collega dice lavorare 4 giorni su 5, mi sento preso in giro quando si parla di smart working, perché nelle altre pubbliche amministrazioni lo è effettuato in maniera molto 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 più massiccia, io non posso che dargli ragione. Noi sì. Meno di 3 volte a settimana qui non ci stiamo, quindi cioè, lei capisce che oggi dire che leggere che noi siamo a casa, che la giustizia è lumaca perché i cancellieri sono a casa, e mi perdoni perché questo mi ha veramente ferito, che questa mattina il Dubbio pubblichi l'articolo con il titolo "Il Ministero precetta i cancellieri". Io la prego, guardi, avvocato, a chi ci sta ascoltando, in questo momento la conflittualità è altissima, non ci guadagna nessuno a continuare ad alimentare un incendio. Sì. Decidiamo cosa si deve fare per riprendere in sicurezza e soprattutto per definire una volta per tutti il ruolo di questo personale giudiziario. Su questo io concordo con lei, è anche il senso di questa intervista, però le chiedo anche di prendere posizione sulle parole che alcuni, non so se vostri associati, comunque cancellieri, hanno commentato quando hanno detto che gli avvocati rubano col gratuito patrocinio, oppure non vedono l'ora di fare laute parcelle perché in questi mesi abbiamo smesso. Mi perdoni, ma è stato scritto di ben peggio a ruoli invertiti. Il personale è stato tacciato di essere un parassita statale, di vedersi decurtato lo stipendio perché c'ha lo stipendio fisso e non gliene... Io non voglio fare questo tipo di polemica, no, perché non voglio entrare nelle affermazioni del singolo, che ognuno si assume la responsabilità di quello che scrive. Noi come associazione abbiamo taciuto nelle 2 o 3 settimane in cui era partito questo scontro. Noi come associazione non siamo mai intervenuti con una nota, abbiamo solo risposto quando ha parlato il ministro. Quindi credo che questo dimostri qual è la nostra linea che ci siamo dati. Non vogliamo scendere nella polemica becera, mi passi il termine. Giusto. A prescindere da chi dica le cose scorrette. Giusto, senta, l'ultimissima domanda che poi probabilmente ne ha già accennato lei è il nodo di questi 3 mesi di lockdown della giustizia. Perché lo smart working della giustizia e nello specifico dei cancellieri non prevede la possibilità di farvi accedere ai programmi, alle console che fanno funzionare la giustizia? Lo avete capito, lo avete chiesto, che cosa sapete voi su questo punto? Allora, io immagino che lei quando dice che non accediamo ai registri si riferisca ai ruoli informatici delle cancellerie. E io su quello le do conferma, perché non siamo stati messi in condizioni di farlo. Ma parlare di lockdown della giustizia perché facendo passare il messaggio che la giustizia è stata ferma, chiusa, non è corretto, ma lei lo sa già, insomma, perché sì, certo, siete avvocati, però comunque sapete che sono state... Dell'85% delle udienze rinviate solo a Roma. Ma le udienze non le fanno certo i cancellieri, non stabiliscono i cancellieri quando si tengono le udienze. Quindi se c'è una norma che dice le udienze vengono rinviate, tranne quelle che devono essere garantite per la tutela dei diritti del cittadino, diritto di famiglia, interrogatori, persona detenuta, violenza di genere, cioè quelle cose. Questo fino all'11 norma... maggio, però poi hanno cominciato a decidere i singoli capi degli uffici. No, no, era anche prima così, guardi, perché poi l'autonomia del magistrato ha permesso di dire quale causa era trattabile e quale no, ma quello non torno a ripetere, è l'interlocutore sbagliato, avvocato non lo può chiedere a me. La cancelleria non ha solo quel tipo di attività, ne ha altre decine
probabilmente a voi arrivano in maniera più attenuata o non arrivano proprio perché non vi coinvolgono direttamente. Cioè il nostro ufficio modello 12, per esempio, quello che provvede alle liquidazioni, nei tre mesi, due mesi e mezzo di lavoro agile, perché poi due mesi e mezzo, diciamo due, perché noi per tutto marzo siamo stati tenuti a casa con ferie, permessi, malattia, chi aveva il problema della... Quindi non era lo smart working, non è stato attivato, diciamo, subito a marzo. Sì. Diciamo che è partito da aprile. Quindi da aprile ad oggi ha evaso più di 5.700 fatture. Quindi no, come si fa a dire che è stato fermo? Non ha lavorato il SICID, il SIECIC, il CCP, il TIAP, hanno lavorato il SIAM, il SICOGE, lo SCRITTA e tutti quegli altri registri che non vedono voi, diciamo, direttamente coinvolti, nel senso che non ne avete il sentore. Ma l'attività era espletabile, non vabbè, era se ci arriva il pagamento della fattura ne abbiamo il sentore, solo che poi sappiamo anche perché è intervenuto a Roma il Consiglio dell'Ordine che non c'erano soldi, cioè voi potete operare quello però intanto. Ritorno mi assolutamente perdoni. Sì, certo non lo può sempre chiedere a noi più sì. Che lavorare la fattura se poi il pagamento non c'è Però non... su quei programmi che invece il cancelliere non poteva avere accesso da casa, il motivo l'avete capito e c'è un'interlocuzione su questo da parte vostra? Il motivo che è stato addotto era sempre la sicurezza. La sicurezza che secondo me poteva essere e doveva essere superata, perché esistono dei sistemi che consentono al magistrato, esistono le piattaforme che consentono all'avvocato, credo che la piattaforma per l'assistente era già allo studio da vario tempo, quindi forse un'accelerata su quel fronte sarebbe stata dovuta. Ma questo però guardi più a tutela nostra, nel senso che noi siamo usciti in periodo di lockdown vero, che non si poteva uscire da casa per venire in ufficio. Se avessi potuto operare da casa io mi sarei tutelata a casa mia, avrei fatto il lavoro che ho dovuto fare venendo qua. Quindi non è che poi questo pure può in qualche modo essere riconducibile all'impiegato. L'impiegato l'ha subita. Sì. Spero che procedano, perché a tutela nostra, anche per arricchire l'esperienza che può nascere da questa emergenza, si possa mettere a frutto in maniera più efficace quello che è stato sperimentato e anche più strutturata, perché al momento insomma ci siamo un po' arrangiati tutti per tenere... Effettivamente c'è stata tanta improvvisazione e molta volontà dei singoli. Le chiedo infine, siete pronti? Voi volete ripartire a lavorare in presenza oppure secondo voi è ancora fondamentale il distanziamento e non far accedere tutti gli utenti come finiva fino al 9 marzo? Allora guardi, mi ripeto purtroppo, noi siamo stati in presenza mediamente, come l'ho detto, scusi, cioè, siamo sorvolati, noi siamo stati in presenza già un congruo numero. Io non voglio sindacare il numero di presenze giornaliere del lavoratore, perché non mi compete, non è nella mia sfera. Quello che io posso dire è che il rientro deve essere fatto nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la situazione logistica degli uffici giudiziari italiani, che è molto variegata, lei lo sa più di me, visto il confronto, diciamo, sul territorio con i suoi colleghi, ci sono realtà che già erano fatiscenti prima, che oggi si ha difficoltà a mettere in linea con la normativa per la prevenzione del Covid. Il ministro stesso nella question time di mercoledì ha detto che si sta operando per mettere in sicurezza. Lei comprende che implicitamente si ammette che noi siamo venuti in questi ambienti senza la garanzia della totale sicurezza? Allora, finché ci siamo... Visto che appunto. Lo stato della sicurezza dei palazzi di giustizia la conosciamo non da oggi, da 15 anni.
a parte i casi drammatici eclatanti che sì. si sono registrati al Tribunale di Milano, noi al Tribunale di Roma possiamo farle tutto un corollario di fatiscenze, crolli di controsoffitti, allagamenti, impianti che non funzionano, normativa sulla reazione. Avvocato, noi vi facciamo rientrare a tutti, rientriamo tutti, ma chi ci garantisce la tutela dell'ambiente? Noi abbiamo degli impianti di condizionamento che stanno condizionamento e anche per arieggiare, non sì, solo sì. per il fresco, sì, sì. Che funzionano con due motori sui quattro previsti, perché due ne funzionano e due no. Allora, il Ministero ha diramato 10 giorni fa una direttiva proprio sul punto, rammentando e ricordando a tutti, sempre per la prevenzione dal contagio da Covid, che bisognerebbe tenere queste apparecchiature, a parte bloccare il riciclo dell'aria, e non tutte lo possono fare, per questo le aule vengono usate secondo le disponibilità, non le disponibilità di data ma di struttura, dovrebbero essere usate al massimo della potenza H24, abbassando la potenza solo nelle ore notturne. Noi stiamo con due motori su quattro, quindi il massimo della potenza ce lo sogniamo. Se mettiamo al massimo i due motori che abbiamo, salta del tutto l'impianto. Ora, noi siamo d'accordo, veniamo, ma chi ci garantisce la salubrità dell'ambiente? Certo. Cioè, il problema non è venire in ufficio, avvocato, perché sarebbe anche il caso di chiudere questo aspetto, i tribunali chiusi, il personale a casa. Non è vero, è stato funzionale ad un'abbreviazione, diciamo, dei termini che erano previsti. Io, guardi, lo accetto pure, però a un certo punto bisogna cambiare registro, perché se entriamo qua e ci parte un focolaio, ma poi veramente chiudiamo baracca e burattini. E questo è il nostro accruccio maggiore. Sì. Domanda a corollario, nessuno ha pensato di sanificarli quegli impianti, neanche il Ministero? Non hanno i soldi, non ci danno i soldi, noi stiamo, guardi, noi l'anno scorso siamo stati chiusi per la legionella, chiusi gli impianti intendo, sì, per sì, la legionella. Sì, sì, sì. Ecco, la legionella ancora vige in un altro edificio, non riusciamo a toglierla perché ha fatto usucapione, credo, si è proprio domiciliata qua e non si toglie più. Siamo arrivati a livelli accettabili, insomma, di contaminazione, non siamo a livelli di quando si è partito, ma il presidente Monastero, che è andato in pensione il mese scorso, su questo si è speso in maniera veramente encomiabile, ma non è nella nostra disponibilità. Cioè, noi dobbiamo sollecitare al Ministero che vengano fatte determinate azioni. Noi lo facciamo, i tempi del Ministero, che in questo momento devo dire è estremamente collaborativo sul punto, se non altro per le responsabilità che derivano per l'INAIL, no? Quindi sì, per carità, sì. Ma va bene se gira un contingente di persone contenuto. Perché il pre-Covid, io parlo della realtà romana, è incompatibile proprio col problema del distanziamento. Cioè, il Tribunale Civile ha un corridoio di 2 metri di larghezza. In questi 2 metri affacciano tutte le stanze che sono dei giudici e le cancellerie. Come facciamo noi dal secondo piano a tenere gli avvocati o le parti al piano terra, al cortile, e farli salire al momento? Cioè, io veramente vorrei trovare una soluzione, vorrei condividere delle proposte. Magari mettendosi intorno a un tavolo a qualcuno viene un'idea, a qualcuno ne viene un'altra e si arriva ad una soluzione funzionale. Senza scontri sui social. Il problema non è apriamo o non apriamo. Ecco, a parte certo. che siamo aperti perché per appuntamento entrano sempre. Però grazie Cinzia Petrucci. Spero di essere stata chiara. Sì, assolutamente, lei, grazie, io la ringrazio per questo confronto e spero che serva per lavorare tutti per la ripresa, come ha detto lei, a tutti attorno a un tavolo. Grazie, un caro saluto, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Eccoci rientrati in studio, abbiamo ascoltato l'intervista realizzata dal nostro Pierluigi Serra, che ci ha mostrato
anche il punto di vista dei cancellieri. Adesso è il tempo di voltare pagina, però come se tornassimo indietro alla prima intervista, perché rimaniamo in tema, diciamo, telematico e di online, perché con l'avvocato Arianna Ciriacò del sito www.enomos.it ci spiegherà, attraverso anche questo portale, quindi con una serie di consigli, come aprire un negozio online e quali sono i profili tecnici e quelli giuridici da dover tenere ben presente. Quindi tempo e spazio per il contributo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno ad Arianna Ciriacò. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Arianna, quali sono gli aspetti legali dell'e-commerce e come aprire un negozio online? Perché soprattutto di questi periodi con il coronavirus diventa davvero forse una delle attività più utili o più destinate a essere valide, no? Sì, esatto. Allora, ovviamente l'e-commerce cosiddetto, diciamo il commercio elettronico, ha vissuto una crescita esponenziale già da molti anni. Tuttavia, chiaramente questa, diciamo, conversione verso il mondo digitale in via quasi esclusiva che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, legato appunto alla questione dell'emergenza coronavirus, ha indotto e suscitato ancora più interesse verso questa forma di commercio. Sostanzialmente si può dire questo, cioè che ci sono due grandi categorie di modalità di vendere beni o servizi online, cioè quelli di appunto aprire un proprio negozio virtuale, quindi, oppure eventualmente aderire ad un marketplace. Quindi entrambi i modelli di business hanno dei pro e dei contro e quindi è bene ponderare le scelte. Il marketplace intendiamo, cioè che io mi adatto, comunque mi vincolo, contrattualizzo, quello che vogliamo, a una piattaforma, no? Esatto. Nel caso del marketplace sostanzialmente colui che vuole iniziare un'attività online aderisce ad una piattaforma che mette in contatto fornitore ed utente. Ovviamente in questo caso i costi iniziali per intraprendere l'attività sono inferiori e quindi è molto più semplice, diciamo, all'ingresso e più immediato entrare nel mercato, però ovviamente si sottostà a quelli che sono diciamo le regole che la piattaforma impone ed anche al riconoscimento di percentuali anche consistenti, quindi è un po' una scelta proprio di modello di business che un soggetto imprenditoriale deve effettuare in via preliminare. Ovviamente aprire, diciamo, una propria attività di marketplace di e-commerce, che sicuramente comporta un investimento iniziale più consistente, è però una modalità, diciamo, di entrare sul mercato in via autonoma col proprio marchio e quindi ottenere un riconoscimento maggiore della propria, diciamo, caratteristica. C'è un rapporto peer-to-peer, no? Diretto, esatto, direttamente con il cliente. Tuttavia, quello che, diciamo, bisogna sottolineare è che ci si approccia molto spesso alla rete, ma questo in tutti i contesti, credendo che sia un contesto e una realtà molto facile, diciamo, che non, dietro, esatto, rispetto alla quale non ci sono regole, vincoli e anche conseguenze, e non parlo di conseguenze sanzionatorie, che, non deve essere quello lo spauracchio che si muove, no? Ma non ci si rende conto di quelli che possono essere proprio risvolti. Invece l'attività online è, al pari di quella del mondo fisico, complicata e comunque richiede un'attenta valutazione. Per questo sostanzialmente, laddove si decide appunto di intraprendere un'attività di commercio elettronico, gli aspetti macro, aspetti da tenere in considerazione sono quello tecnologico, perché ovviamente scegliere diciamo, creare un proprio sito e affidarsi a professionisti che tengano in considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei dati, delle informazioni, e tutte quelle regole sul SEO, l'indicizzazione, eccetera. Aspetti organizzativi e finanziari, perché ovviamente bisogna pensare alla logistica, scegliere il canale per compiere le transazioni, gestire rimborsi, recessi. Aspetti fiscali e doganali, perché laddove si decide ad esempio di non vendere solo in Italia ma anche in altri paesi, soprattutto se extraeuropei, c'è il tema di eventuali dazi, normative fiscali di riferimento. E poi quelli che sono gli aspetti giuridici, a cui appunto ho posto una maggiore attenzione, perché?
Perché comunque quando si apre un e-commerce, cosa stiamo facendo giuridicamente? Stiamo sostanzialmente svolgendo un'attività di commercio elettronico che si inquadra tra i servizi della società dell'informazione, certo. Che trovano un regolamento in ambito europeo dalla direttiva 2002, che poi viene, diciamo, è stata nel nostro ordinamento recepita dal decreto 70/2003, che è però solamente una delle discipline di riferimento dalle quali partire per trovare una regolamentazione di quelli che sono i requisiti essenziali che disciplinano il commercio elettronico. E, ripercorrendo un po' per passi quelli che possono essere gli aspetti da, diciamo, tenere in considerazione, esatto, in primo luogo dovrà essere valutata la necessità almeno di presentare una SCIA, perché nel caso in cui si decida di aprire appunto un negozio online occorre procedere in questo senso facendo una domanda allo sportello unico attività produttive, cosa che non serve laddove l'imprenditore abbia già un titolo di legittimazione, certo. Perché magari svolge già l'attività nel mondo reale, nel mondo, diciamo, sì, distinguiamo fisico, reale, fisico. Non so bene come chiamarlo, certo, perché sì, ormai sì, sì, che siamo due cose diverse, però nel mondo reale. Esatto. E poi sarà necessario e opportuno ponderare sulla scelta del nome a dominio, perché anche in questo senso non si può essere leggeri nello scegliere un nome per la propria attività, nemmeno un nome a dominio, perché sono beni protetti in questo caso dal codice della proprietà industriale e quindi si può rischiare di fare un investimento anche a livello di branding e poi dopo scoprire che in realtà ci sono dei diritti su quel bene immateriale. Dopodiché ci sono una serie di informazioni obbligatorie che devono essere inserite nel sito e su questo, Angelo, non so se concordi con me, ma l'idea è che qualunque, non ci sia la sensazione, la percezione che qualunque sito internet, al di là che venga fatta un'attività appunto di vendita di beni o servizi, è comunque un servizio messo a disposizione dell'utente che quindi deve, il decalogo quindi ci dovrebbe essere, lo devi usare così, proprio un'Ave Maria, no? Esatto, perché non ci si rende conto che per esempio io titolare del sito inserisco dei contenuti, dopodiché diciamo devo e poter essere libero di modificarli, di interrompere l'erogazione del servizio, quindi è bene sempre inserire delle condizioni d'uso o delle note legali che disciplinino i diritti di proprietà intellettuale, quindi viene proprio a stipularsi un contratto con l'utente, questo a prescindere dal se si vendano o meno beni o servizi. Nel caso invece in cui si vada a vendere bene il servizio, ovviamente ci vuole quello che ha detto il contratto. Il contratto telematico, no? Telematico, che è tale tutte le volte in cui viene concluso il contratto tramite web o posta elettronica, quindi nel caso dell'e-commerce ci siamo. E poi tutta una serie di ulteriori normative, per esempio è fondamentale scegliere qual è il modello contrattuale, cioè propongo, aderisco, diciamo, alla modalità dell'invito a offrire o dell'offerta al pubblico, che sembra una cosa in giuridichese, ma le conseguenze sono importanti. Perché poi si applicano la disciplina dei consumatori, le revoche a distanza, no? Tutto quello che è il complesso. Quindi probabilmente, no, dall'analisi di questo, e poi senza dimenticare un aspetto fondamentale, ma quello dovrebbe essere quasi risaputo, l'aspetto della privacy, no? Cioè che non è secondario affatto, no? Non è secondario affatto, ma non solo, e anche lì si torna sempre allo stesso punto, non solo perché il rischio della sanzione c'è perché si viola la normativa, ma perché il valore aggiunto della, diciamo, compliance e dell'acquisizione di dati in modo corretto è notevole, perché molto spesso parti con la startup, fai le cose non fatte bene perché ovviamente i costi sono importanti e poi dopo hai una realtà che magari non viene valorizzata e non vale sul mercato perché hai acquisito un mare di dati in modo illecito e ovviamente poi sono dati non utilizzabili. Quindi io così mi sento di dire, no, a chi
tralasciando il marketplace, per cui lì è un'adesione, quindi tutti questi aspetti sono quasi, non dico irrilevanti, ma comunque se ne occupa chi gestisce la piattaforma, se esatto. è un semplice aderente. Beh, anche se scegliere un marketplace sì, piuttosto vabbè, che un altro, ovviamente può lì, fare la differenza. Ma lì, certo, quello è un aspetto, voglio dire, valutativo personale. Diretta, no? Diciamo. Dice, sì, però sì. voglio dire, chi fa invece l'e-commerce dovrebbe servirsi di un consulente giuridico, di un consulente privacy, di un consulente di marketing, tecnico. Di un consulente informatico e, cioè, e probabilmente a quel punto, una volta che ha inserito nell'alveo della propria programmazione questo tipo di personaggi, valutare, perché l'investimento a quel punto non è davvero di poco conto. No, è come se aprissi davvero un negozio mettendoci mobili e quant'altro, no? Quindi, esatto. Però non è un investimento meno, appunto, no, assolutamente, anzi, di quello che si fa quando si apre un negozio. Certo. Io diciamo spero, e questo è un po' l'orientamento, che gli investimenti nel digitale di cui si parla e che in questo periodo dovrebbero essere ancora di più, vadano anche nel senso di un'incentivazione di coloro che decidano di intraprendere questo tipo di attività, perché d'accordo. Vanno valorizzate. E poi Angelo, diciamocelo, cioè la rete va regolamentata in modo serio, sì. Perché altrimenti è difficile poter intanto trasmettere una sensibilità rispetto all'importanza del mezzo digitale, sotto tutti i punti di vista, che sia utilizzato come diciamo social network piuttosto che come vendita, perché non c'è la percezione. E infatti ho voluto fare questa intervista proprio perché, come ben sai e ci senti, noi come radio sviluppiamo molto questo tipo di atteggiamento e io in particolare ho curato anche gli aspetti dello speed, della CIE, no? Certo, ma che sono molto importanti ai fini proprio di uno sviluppo sicuro dell'attività diciamo virtuale o dell'e-commerce e dei rapporti contrattuali in via digitale, no? Sì, anche se la sensazione è quella che anche le grosse realtà preferiscano la semplificazione nel senso della tra virgolette superficialità, che quindi si va di più alla sostanza, il che va bene, perché non dobbiamo ingessare il mondo digitale rendendolo burocratico. Semplificazione no? Non può costituire però poca serietà. Sì, ecco. esatto, quindi bisogna trovare diciamo una via di mezzo e secondo me in questo anche noi legali svolgiamo un ruolo importante. Sì, bene. Un ruolo importante di non porci come il burocrate che muove la penna e scrive 15 pagine. Dobbiamo capire che ci sono modalità nuove di comunicazione anche nel nostro mondo, proprio per collaborare nella creazione di piattaforme e realtà virtuali che siano efficaci e per funzionali. Per questo ho voluto sentirti e di questo ti ringrazio, Arianna, e una grazie buona giornata a te. Angelo. Grazie, buon lavoro. Ciao. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Eccoci giunti alla fine di questa puntata di venerdì 19 giugno 2020. Finisce Svegliati Avvocatura, però io non posso che ricordarvi l'appuntamento, la prima puntata del nuovo programma di Uslo Web Radio che ho ideato e realizzato con la collaborazione di tutti i colleghi della redazione e soprattutto con la cattedra di diritto sportivo presso l'Università di Messina con il professor Francesco Rende e con l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, l'AIAS, in particolare il coordinamento siciliano, Us Sport, il primo web talk sportivo della radio in generale, della radio d'avvocatura in particolare, ma è un format nuovo su cui abbiamo investito tante risorse e tante energie e speriamo che possa piacervi. L'appuntamento è in diretta sui nostri canali social e ovviamente anche in streaming alle ore 19 con tanti ospiti e con tante novità. Us Sport, io vi ringrazio e la parola per i saluti finali ad Angelo Marzio. Ringrazio te Fabrizio e volevo dire che anch'io sono socio di quell'associazione anche se a livello nazionale e quindi la tua iniziativa è davvero pregevole e invito tutti voi ad ascoltarvi. Prima di chiudere saluto sempre Ornella e tutti voi, un mio ironico aforisma: non ho denunciato la perdita della mia carta di credito alla polizia perché chiunque l'abbia rubata sta comunque spendendo meno di mia moglie. Una buona giornata a tutti. Libertà e diritto per diffondere giustizia.
È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.